pace, la loro lingua spada affilata. Il pane nostro di sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché avrai innanzi al Signore a preparati e stare. Io sono il vescovo di Segovia, nella Spagna, e voglio visitare la chiesa di San Antonio di Lisboa, di Padova, e per me la Giornata Mondiale della Gioventù è una magnifica espressione della totalità della Chiesa e della giovinezza della Chiesa anche, e per questo io invito a tutti i giovani a fare una grande festa e avere una grande devozione al Padre Pio, perché è l'apostolo della misericordia, con la sua magnificenza per il perdono e per la grazia. Arrivederci. Colocou as tábuas da lei dentro da arca, pôs os varais na arca e sobre esta o propiciatório, levou a arca para dentro do tabernáculo e colocou um véu de proteção para encobrir. Sono vicino di Padre Pio Rotondo, voglio dire che noi siamo vicino della ricerca di Dio nella nostra vita, e voi tutti volete seguire il Cristo Gesù, e per questo io prego con voi, perché anche la Vergine Maria ci aiuta per comprendere e amare Cristo Gesù. The Virgin is close. Padre Pio, Brasil te saúda. Deus abençoe. Nós amamos você. Del gruppo di Gussago da Brescia, e stiamo vivendo oggi questa esperienza della GMG, e siamo qui finita per mangiare, si spera, e è veramente emozionante poter vedere così tanti giovani che si incontrano e sono qui per la stessa fede. Quindi oggi avremo un incontro con il Papa e siamo entusiasti. Abbiamo i nostri simboli, che sono un paio di occhiali e una maglietta, perché Dio vede oltre l'apparenza e noi vogliamo essere come Dio che ha indosso questi occhiali. Grazie mille e un saluto. Ciao! Ciao! Ciao.
io ho 28 anni e vengo da Melfi, dalla Basilicata, ma vivo a Roma. E ho deciso di iscrivermi come volontario alla GMG 2023 di Lisbona, perché con tanta gratitudine, come mi è stato dato, così anche io voglio dare. Quindi è per me un dono essere qui e al tempo stesso voglio donare. Ciao a tutti. Cosa ti aspetti oggi e in questi giorni nelle parole di Papa Francesco? Ma sicuramente tanto entusiasmo di entrare nella grazia di Dio. Viviamo un'età stupenda e credo che con la voglia, ecco, di mettersi al servizio di fraternità, credo che sia davvero lo spirito giusto per vivere una GMG, quello della fraternità tra noi giovani di tutto il mondo. Saluto a tutti e saluto tutti i pellegrini dall'Italia. Ciao! Sono padre Jawahar Jerry Coutinho da India. Io sono venuto con dei ragazzi di Turchia. Oggi mattina con ragazzi io ho incontrato Papa Francesco. Io sono molto contento. Grazie, ciao! Un saluto a tutti e a voi amici di Tele Padre Pio. Siamo qui in questa meravigliosa piazza di Lisbona per accogliere il Papa insieme a tantissimi migliaia di giovani. Veniamo, io sono padre Andrea, padre passionista, ordinato da appena 2 anni. Veniamo insieme a tutti questi ragazzi, io e padre Miguel, dalla comunità nostra di Bari. Qui è padre Miguel, Davide, Giuseppe, Federica, Matteo, Ilaria, Graziana, E Giuseppe, siamo qui per vivere con gioia questa esperienza della GMG e ci attendiamo dal Papa proprio quelle parole che ci fanno bene al cuore e che ci danno il coraggio, come ci invita lo stesso Papa Francesco, a metterci in piedi come Maria per camminare verso questa vita bella e felice che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Io sono il frutto di una GMG, la mia vocazione è frutto della GMG. 19 anni fa ho detto il mio sì al Signore e oggi sono qui per raccontarlo. Quindi, cari giovani, è un invito a ciascuno di voi a rispondere a quella che è la chiamata di Dio. Se vuoi essere felice, scommetti su Dio, colui che è il primo ha scommesso per te. Tanti auguri, ragazzi, un saluto! Mi chiamo Francesco, siamo venuti da Valencia con un gruppo di giovani. Veramente questa esperienza è un'esperienza universale, un'esperienza di chiesa che ci unisce anche in piena comunione insieme a Pedro con il Papa Francesco. Già non c'è nessuna voce perché con i canti, le feste che abbiamo fatto, anche le preghiere, veramente Cristo sta presente e questo sarà un incontro di rivoluzione per la chiesa giovanile che è in questo tempo molto, molto bisognosa. Francesco, quale parola ti aspetti da Papa Francesco oggi all'incontro, all'accoglienza con tutti i giovani? Io credo che Francesco ci darà una parola di speranza, no? Di dire che non tutto è perso, perché molte volte io che sono anche parroco, il lavoro con i giovani è molto difficile, no? Si lavora molto e si raccoglie ben poco. Io credo che questa esperienza il Papa ci dirà che dobbiamo andare avanti, dobbiamo tenere coraggio, non dobbiamo tenere paura. Dobbiamo essere insieme a Cristo, no? Essere uno e alla fine io credo che questa parola ci darà forza per continuare avanti. Un saluto per Padre Pio TV. Un saluto per Padre Pio TV, a tutti quelli che ci vedono e che il Padre Pio vi benedica e vi benedica anche Dio. Un abbraccio. Grazie.